Cari amici, buongiorno. Io quando le cose non le capisco, mi prende uno stato di disagio. Sento parlare, riparlare, straparlare di questo MES, che non dovrebbe comportare pericoli per l'Italia, ma ora io il MES, il trattato, me lo sono letto, contrariamente a tanti che dice ma che ce ne frega, poi dopo scriveranno. Ora, le critiche a questo trattato se ne possono fare, non dico a tutti gli articoli, ma quasi. Che ne so, prendo l'articolo 5, no? Parla della modifica del capitale versato. Da come è scritto, si capisce che il MES è scalabile. Domani arriva uno Stato, dice, siccome c'è bisogno che da 700 passi a 1200, i 500 ce li metto io, però è chiaro che il mio peso, siccome il peso è in funzione di quanto si versa. E poi c'è il regime fiscale di chi appartiene, di chi fa parte del MES. Regime particolare, si è capito che regime. E poi c'è l'articolo 8, per esempio, no? Tu lo vedi come titolo stock capitale autorizzato. Micio micio, gattone gattone, dice vabbè, no, perché al punto 5 c'è l'irresponsabilità. Parla, lo dice proprio chiaro e tondo, è articolo 8. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale. Quindi vuol dire che questo governo si impegna per tutti i governi a venire. Sia chiaro, non si può retrocedere. Essi prevedono ma poi c'è al punto 5, nessun membro del MES può essere considerato responsabile in virtù della sua appartenenza al MES degli obblighi da questi contratti. Capito? Allora io mi chiedo, no? Ma se io faccio un contratto dove inserisco una clausola di mia irresponsabilità, ma perché la inserisco? Che cosa mi passa per la mente? E oggi sentivo Brunetta che diceva no, perché di qua, di là, a destra e a sinistra, vabbè. Ma c'è l'articolo 32. Brunetta, ma l'hai letto l'articolo 32? Excuse me. È l'articolo degli intoccabili, perché stabilisce lo stato giuridico, privilegi e immunità. Minchia! Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, quale? Spiegaci bene, perché altrimenti questo non ha senso. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi, mi raccomando, e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività. Concludere un accordo al punto D e i protocolli eventualmente necessari per garantire il suo stato giuridico e i suoi privilegi, le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci. Capito?
Non è che domani cambia il governo e dice no, a me sta cosa non mi piace, cambio la legge. No, non si può fare. Ma quello che è bello è il punto 4 e il punto 5. I beni, le disponibilità, le proprietà del MES ovunque si trovino e da chiunque siano detenute non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative e normative. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili. Nessuno ci si può avvicinare. I locali del MES sono inviolabili. Oh, mi pare una caserma. Fuori caserma. Area militare, zona inviolabile. Guai chi entra, te sparo. Ma perché si mettono tutte queste cose in un trattato? Ecco, io questo non me lo riesco a spiegare. Se qualcuno me lo spiega, se qualcuno mi dice ma sì signori, per mettere tutte queste clausole, privilegi, immunità e cose varie, ma che cosa ci avranno in mente? Non domani o dopodomani, fra 5-6 anni, quando ti verranno a contestare che hai troppo debito, però devi versare i 125 miliardi. E dove li prendi i 125 miliardi che stai sempre con l'acqua al collo? Te li presta il MES, alle condizioni che dice il MES. E cioè, siccome il rapporto PIL-debito pubblico non va bene, diamo una tagliata, no? Che c'hai? 100 euro di debito pubblico valgono 50. E ecco che, come per magia, ma chi avete assunto il mago Silvan? No, fatemelo sapere, perché se avete assunto il mago Silvan allora già so come va a finire.